Channel e oggi vi portiamo, visto che siamo vicini al 18 giugno, per chi è un fan del rap trap. Porca troia, sono tornato! È vero, va bene. E c'è rap, questo è bruttissimo. Bello! E comunque La prossima volta dicevo, ci scriveremo una video. No, vabbè, vai, andiamo. giusto, dicevo che praticamente, visto che siamo vicini al 18 giugno, che per i fan della rap trap, rap barra trap, nel senso non rap trap, non è uno stile di musica, sanno che giorno è. Purtroppo è il giorno in cui muore XXXTentacion. Allora, io ho caricato una vita fa questo video, però l'ho dovuto rimuovere per problemi personali e sono tornato dopo 3 mesi. Porca troia, siamo tornati dopo 3 mesi perché davvero questi ultimi giorni la scuola ci ha dato davvero ai nervi e ci dovevamo impegnare per recuperare tutti, cioè io mi dovevo impegnare, lui non aveva neanche l'insufficienza, sto scusa, Non so il è primo il della cocco della classe, ma professoressa. vaffanculo, non è vero. Ero il cocco della balsi e della omitilla, però non c'è sta mai. Pure io ero il cocco della domitilla, però metteva 7 e 8. Da me Comunque pure no, è vero. basta, abbiamo sprecato 1 minuto e 20 a raccontare cazzate. Vabbè, vai, scherzo. Io. Cioè, raga, intanto Ti mentre sei me ne rotta esci. la sedia! Dai! Top! Raga, prima o poi. Raga, prima o poi apriremo anche un canale. Cioè, questo canale ci porteremo anche prank, un po' di tutto. Perché comunque c'è. Le creepypasta sono quelle. Si è rotta la sedia. Dai! Sghere, si è rotta la sedia, se. Dai, via, Francesco. Allora, la prima teoria è che XXXTentacion sapeva di morire. Nel senso, non è che si è suicidato, nel senso che lui, poco tempo prima della sua morte, aveva fatto Due magari ladri lo stanno a ricattare e poi un'altra uno gli ha cosa, ecco. sparato. E l'amico deficiente è scappato invece Ne d'aiutarlo. parliamo dopo di questo. Dicevo che praticamente. Cioè, ha fatto una live su Instagram in cui diceva se io morissi, cioè se io morissi, non so se è giusto, Vabbè. c'ho 4 in italiano, è giusto, Vabbè. se io dovessi morire, cioè io lascerei anche una parte di eredità ai miei fan, perché comunque mi hanno dato molto, mi hanno dato una seconda opportunità dopo essere uscito di galera, perché XXXTentacion è stato per qualche mese in galera. Comunque ha detto questo e perciò si presume che lui sapeva di morire. La seconda teoria è quella che è classica per tutti i cantanti e attori, un po' di persone famose che muoiono, i loro fan pensano che siano ancora vivi e pensano Come che le cavolate di Michael Jackson, che dicono sempre Abbiano lui. fatto finta di morire solo per togliere Francesco, fermati, per togliersi dalle luci del palco, insomma, e per non essere perseguitati da, stavo per dire pedofili, ma per non essere perseguitati. Infatti. Allora, raga, dicevo che si presume quanto mi possa sforzare io. Non penso che davvero XXXTentacion, che è il mio secondo cantante preferito dopo Sfera Ebbasta, abbia fatto finta di morire. Perché cioè, di solito io credo a queste cose, però sono scettico. Per alcune cose sono scettico. Comunque, dicevo che in poche parole. In poche parole si dice anche che sul cadavere, sulla macchina, cioè il corpo svenuto di XXXTentacion trovato in macchina, si credeva che fosse un'altra persona che l'ha mandato a morire, perché insomma aveva praticamente, non aveva dei tatuaggi che XXXTentacion aveva. Allora, la terza teoria e ultima teoria sarebbe che XXXTentacion è morto, cioè sarebbe veramente la verità questa terza teoria, che
che si dice che dei ladri hanno provato a derubarlo, ma gli hanno sparato per derubarvi la borsa di Louis Vuitton. E non ce l'ha fatta. Hanno sparato anche all'amico, ma l'amico, come un coglione, invece di salvarlo, come diceva Francesco, è scappato. E riguardo a tutte le informazioni, è morto alle 2:20 di pomeriggio all'ospedale. Io mi ricordo che mi è arrivata tipo, è morto a 70. Cioè, raga, in questo momento non so se si vede, ma stavo sudando, quindi sono tutto rosso, si vede. E adesso mi sto imbiancando perché mi ricordo quel momento che mi è arrivata sul telefono la notifica fanpage.it morte ex-ex-ex-tentacion, davvero raga. Era una cosa molto triste perché comunque ex-ex-ex-tentacion era bravo a cantare tutto, era pure simpatico e un botto di persone ci sono rimaste male.